Roma, 20 marzo 1969, quasi 50.000 persone si danno appuntamento qui, alla Basilica di San Paolo fuori le mura, per l'estremo saluto a Giuliano Taccola, lo sfortunato calciatore della Roma, venuto a mancare pochi giorni prima all'Anzicora di Cagliari, una vicenda avvolta ancora oggi, a 50 anni di distanza nel mistero. Ne parliamo con l'onorevole Roberto Morassut. Sono passati 50 anni da quel triste 16 marzo del 69 all'Anzicora di Cagliari. Lei ha studiato il caso al punto da scriverne un libro, La punta spezzata. Come nasce l'idea di approfondire la vicenda e quindi di riscriverla dopo quasi 50 anni? Ma nasce dai ricordi. Io ho un ricordo delle prime partite che ho visto allo Stadio Olimpico, che risale ai primi anni 70, andavo con mio padre, e ricordo che nella curva nord i tifosi alzavano uno striscione, credo fosse Roma Club Prima Valle, che alzava questo striscione dove c'era un'effigie di Taccola, ma che non era una fotografia, era una cosa quasi dipinta, sembrava quasi un santo. Vi ricordo questa immagine un po' con questa caratteristica quasi religiosa, ieratica. E io naturalmente domandavo chi fosse Taccola, e la risposta che mi veniva data era: è un campione che è morto perché ha bevuto una bibita gelata. Era quasi una sorta di minaccia che si faceva ai ragazzini di non bere bibite gelate, di non bere cose fredde quando si era sudati. Quindi il ricordo di Taccola è sempre rimasto legato per me a questo particolare. Poi, diciamo qualche anno fa, in una trasmissione che molti avranno visto, che è una delle puntate di Sfide, si parlava proprio del caso Taccola. Quindi mi è venuta l'idea di ricostruire questa vicenda, che ha sempre avuto un lato non chiaro. Come è possibile che un grande campione possa mancare in pochissimi secondi, come accadde proprio negli spogliatoi dello Stadio Amsicora? In meno di un minuto Taccola venne a mancare e morì praticamente sul lettino dello spogliatoio. Quindi ho lavorato per ricostruire un po' di testimonianze, ho avuto accesso agli atti dell'indagine, dell'istruttoria che accompagnarono il caso, e ne ho tirato fuori una storia che secondo me è significativa per la Roma, nella Roma di quegli anni, e anche per la vicenda particolare di Giuliano Taccola, un grande campione scomparso, forse anche un po' stritolato da un sistema che in quegli anni non garantiva molto la salute dei calciatori. Il suo libro ha come sottotitolo Roma e la Roma negli anni 60. Sullo sfondo ci sono quindi una città e una società di calcio che attraversano un determinato periodo storico. Come entrano e come influenzano la vicenda legata a Taccola? Ma intanto la Roma viveva un momento molto difficile, perché ci fu un passaggio di mano per la direzione, per la presidenza della società, da Evangelisti, che era poi un uomo politico, era il braccio destro di Andreotti, alla fine del 68, che lasciò la Roma alla vigilia delle elezioni politiche. Ci fu un breve intermezzo nel quale fu presidente l'avvocato Ranucci, persona straordinaria, ancora oggi ricordata con grande affetto da tutti i dirigenti vecchi e nuovi della Roma, e poi subentrò Alfio Marchini. In questo passaggio di mano si consumò anche in qualche maniera un passaggio politico, perché Evangelisti era un uomo politico, come ripeto, braccio destro di Andreotti, mentre Marchini era un imprenditore, un costruttore, ma organicamente legato al Partito Comunista. E la Roma viveva un momento di crisi finanziaria che Evangelisti aveva provato a risollevare dopo che questa crisi era maturata negli anni ancora precedenti, durante la presidenza di Marin Dettina, che fu un presidente importante. Purtroppo però la sua gestione determinò una crisi finanziaria sua e anche della società. Evangelisti aveva tentato di risollevare la situazione, ma non c'era riuscito fino in fondo. Quindi l'arrivo di Marchini doveva significare un rilancio anche finanziario, economico, ma in questo passaggio di mano ci fu anche una transizione societaria, di organizzazione interna. Per esempio, una delle cose che viene fuori da questo racconto è che la Roma non aveva un servizio sanitario veramente efficiente, insomma era un po' una cosa alla garibaldina. Le cure mediche degli atleti erano un po' approssimative,
e il tutto si inseriva in un sistema sportivo nazionale altrettanto lasco, dove i controlli non erano efficientissimi, non c'era ancora per esempio il centro di Coverciano dove si fanno periodicamente le analisi e le visite dei professionisti, nacque proprio in quegli anni, e quindi Taccola si trovò all'insorgere di una sua malattia, perché ebbe una tonsillite, poi ne parleremo, si trovò in un momento di difficoltà della sua salute, in un momento di passaggio della gestione della società e in un contesto del sistema sportivo dove l'elemento dei controlli, delle verifiche, delle cure era, diciamo, un po' così superficiale, io ritengo, e quindi io penso che la sua vicenda fu seguita in maniera occasionale e questo non rese la possibilità di andare fino in fondo alla patologia che era insorta per Taccola. Lo sfondo è Roma, cioè la città, perché la crisi finanziaria della Roma è in qualche modo legata ad un momento della vita economica della città che vive anche alla fine degli anni 60 un passaggio delicato, con una crisi finanziaria che coinvolge il mondo dell'imprenditoria, tant'è che Marchini viene in qualche maniera scelto, come era già nel consiglio di amministrazione, come il possibile presidente, perché era uno dei pochi imprenditori liquidi, cioè che aveva le risorse per potersi prendere l'onere di prendere la Roma. Lo fece con passione, perché Alvaro Marchini, ho detto Alfio prima sbagliando, che era il fratello, Alvaro Marchini era un appassionato di calcio, era nella Roma, ma lo fece anche perché questa sua scelta si inquadrava in un quadro di questioni anche amministrative sullo sviluppo della città che coinvolgeva in parte i suoi legittimi interessi, e io descrivo questa cosa anche nel libro. Ancora oggi non c'è una verità vera, se così possiamo dire. Lei ha avuto accesso a tutti gli atti dell'inchiesta. Qual è la verità che lei è riuscito a costruire? Qual è la sua verità? Alla fine il processo si chiuse con un'archiviazione, ritengo giusta, perché non si può dire che c'è un responsabile diretto della morte di Taccola. È una somma di episodi legate appunto ad un sistema sportivo che ancora dal punto di vista del controllo della salute medico-sportiva era approssimativo a livello nazionale, a livello locale. Diciamo questo, che Taccola intanto era un grande campione, e arrivò alla Roma alla fine del 67, preso dal Genoa, dopo una trafila piuttosto lunga, perché aveva 24 anni, quindi era giovane ma non era giovanissimo, aveva fatto il Genoa, aveva fatto l'Entella, aveva fatto esperienze al Prato, al Varese, insomma aveva girato un po' l'Italia, poi approda alla Roma, in realtà approda, doveva essere una specie di rincalzo, però esplode subito. E la Roma, che era una squadra mediocre tutto sommato, si affida molto a questo calciatore che segnava molto prolifico, anche spettacolare. Il problema di Taccola era che egli aveva un soffio sistolico che gli era venuto in gioventù anche a seguito di una patologia che in quegli anni era molto diffusa, si chiamava febbri maltesi, brucellosi, che è una malattia che si prende attraverso il consumo di latte, al contatto con latte non pienamente pastorizzato, quindi è molto diffusa negli anni 50. Questa malattia gli aveva comportato una piccola disfunzione cardiaca, una sorta di endocardite che però era riuscito a superare in giovane età, che però aveva lasciato un piccolo segno sul suo cuore, una piccola disfunzione. Questa disfunzione, questa è la domanda, fu in qualche modo accertata negli anni precedenti al suo arrivo alla Roma. Già negli anni del Genova egli fece delle visite presso il centro di Coverciano, dove in qualche maniera emerse che questa piccola disfunzione gli provocava anche dei recuperi un po' faticosi, e quindi fu chiesto un accertamento ulteriore al Genova, però il Genova non fece questo accertamento. A un certo punto vendette il giocatore alla Roma, Taccola venne alla Roma, fu sottoposto alle visite mediche, fu accertato il soffio sistolico, si chiese, dalla Roma chiesero chiarimenti al Genoa, ma il Genoa aveva buttato le carte, pensate, le cartelle cliniche dei calciatori erano state macerate, non c'era un certificato neanche in federazione, neanche presso la federazione medico-sportiva che potesse dare una certezza sullo stato di salute del giocatore, quindi questo soffio sistolico fu considerato fisiologico, cioè quei piccoli soffi che un po' tutti i ragazzi possono avere, soprattutto nelle generazioni precedenti, per vari problemi.
poi ci fu l'elemento scatenante, poi a un certo punto Taccola si ammalò di tonsillite, ebbe una fortissima tonsillite verso tra la fine del 68 e i primi mesi del 69, in seguito ad una trasferta in Spagna, dove la Roma andò in Spagna. Questa tonsillite fu curata con degli antibiotici, ma non andava via. Lui manteneva degli stati depressivi, era stanco, giocava, ma poi era continuamente, aveva delle astenie inspiegabili che non guarivano neanche con gli antibiotici. Fatto sta che egli, diciamo, andò avanti, continuò a giocare nonostante lo stato di salute incerto. Questo fatto di averlo sottoposto a continui sforzi fu criticato, diciamo, le critiche piovvero poi su Herrera, ma Herrera non aveva un quadro chiaro della situazione di Taccola, in realtà, se si va a vedere. Egli fu operato alle tonsille a febbraio e gli dettero un tempo di rientro abbastanza lungo. In realtà rientrò prima agli allenamenti, giocò prima. Qui c'è la grande domanda: giocò prima, fu forzato il suo ritorno perché Herrera voleva farlo giocare, o fu forzato perché lo stesso Taccola voleva rientrare perché c'era in ballo un discorso di premi partita, anche di stipendi? E qui la risposta non c'è, forse probabilmente entrambe le cose. Fatto sta che Taccola rientrò in campo troppo presto ed ebbe questa gravissima crisi a Cagliari, dove non doveva giocare, dove però era stato convocato perché poi la Roma doveva andare a Brescia a fare una partita di Coppa Italia, e ebbe un collasso. L'autopsia rivelò che questo collasso derivava da un'endocardite che aveva colpito il cuore e che si accompagnava ad una broncopolmonite emorragica piuttosto violenta, con una sepsi, cioè con un'infezione praticamente diffusa in tutto il corpo, e che vuol dire che il cuore di Taccola era già da diverse settimane sotto pressione, c'era un problema di ossigenazione, c'era un problema di infezione polmonare che attraverso i polmoni si era diffusa in tutto il corpo e che non fu identificata probabilmente proprio perché i controlli furono sottovalutati. Fu anche una malattia subdola, perché chi conosce di medicina sa che l'endocardite è una malattia subdola, cioè si manifesta solo nel momento acuto della sua esplosione, non dà molti sintomi. Quindi direi una somma di sfortuni, di eventi sfortunati, di mancati controlli, di forzature atletiche che portarono questo giovanissimo ragazzo ad un crollo fisico in pochissimi minuti, perché Taccola di fatto morì sul lettino dell'Amsicora. Non si ebbe neanche il tempo di portarlo all'ospedale, perché l'Amsicora era uno stadio assurdo, con un'accessibilità molto limitata. L'autoambulanza fu chiamata, ma faticò ad arrivare, faticò ad uscire, quindi egli arrivò all'ospedale di Cagliari praticamente già morto. Abbiamo accennato ad Herrera. Herrera è stato spesso messo sotto accusa, sia in questa questione, quella di Taccola, ma in generale per i suoi metodi. La stessa freddezza dopo la morte di Taccola è sembrato in qualche maniera accusarlo. Qual è il vero ruolo del mago, secondo lei? Herrera venne a Roma alla fine del 67, dopo Ronzo Pugliese, perché lo volle Evangelisti. Evangelisti, prima di andarsene, volle lasciare un segno alla Roma prendendo quello che era considerato il mago, l'allenatore più forte del momento, che veniva dall'Inter dei grandi successi degli anni 60. L'arrivo di Herrera, potete immaginare, alla fine degli anni 60, in una rometta un po' così mediocre, fu percepito come la grande occasione, un po' adesso come se arrivasse il miglior allenatore del momento, e quindi nacquero grandi speranze, si parlò addirittura di scudetto, anche se Herrera fu subito chiaro quando arrivò nel dire che c'era bisogno di tempo. Ma la Roma come società e anche come parco giocatori non era, diciamo, una squadra da scudetto. Herrera lo sapeva benissimo, forse aveva intenzione di svernare, ebbe anche un contratto fantastico perché fu pagato con un ingaggio di 250 milioni. Herrera aveva dei metodi, Herrera era un allenatore molto innovativo per l'epoca, intanto aveva dei metodi di allenamento, di alimentazione, di preparazione atletica, curava il rapporto con la tifoseria, curava il rapporto con gli arbitri, si documentava maniacalmente sulle trasferte, addirittura sui campi di gioco, sul clima, e soprattutto giocava molto sull'elemento motivazionale, cioè per lui era molto importante la psicologia dell'atleta oltre che la sua preparazione fisica, il convincimento. E si parlò anche di pasticche, cioè
cioè si disse che Herrera dava delle pasticche ai calciatori. È vero, Herrera dava delle pasticche ai calciatori che preparava lui stesso sulla base dei consigli che aveva ricevuto e che manteneva con un suo consulente, diciamo così, che era un medico che aveva conosciuto negli anni della sua esperienza calcistica a Casablanca, un afro-olandese che si chiamava Van Ono. Questo medico gli aveva, diciamo, dato l'idea che attraverso alcune pasticche, che erano delle misture, non si sa bene cosa fossero le pasticche, c'è un po' un mistero su queste pasticche, perché alcuni hanno sostenuto, più filo Herrera, che fossero soltanto sostanzialmente delle pasticche di zucchero, dove non c'era nulla di dopante, ma che date all'atleta servivano per dargli la sensazione che con quelle pasticche sarebbe andato più forte. Ecco, c'era un elemento motivazionale. Altri sospettavano che queste pasticche contenevano degli additivi, contenevano delle sostanze dopanti. Sta di fatto, tuttavia, che questa questione delle pasticche è rimasta un po' un mistero, ma va detto che non c'è stata negli esami tossicologici seguiti alla morte di Dacol e quindi all'autopsia nessun rilievo accertato di sostanze dopanti nel suo sangue. Quindi questo bisogna dirlo. Herrera, per queste sue caratteristiche motivazionali, aveva individuato in Taccola l'uomo di punta, non solo dal punto di vista del ruolo calcistico, ma il ruolo di punta della squadra, perché Taccola segnava, anche se la Roma perdeva o pareggiava, Taccola segnava quasi sempre. Aveva fatto 10 gol nel primo campionato, arrivando quarto in classifica cannonieri. All'epoca stiamo parlando di campionati a 16 squadre dove non c'erano i risultati di oggi. Taccola si era inserito tra Anastasi, Prati, Boninsegna, le più grandi punte del momento. E l'anno dopo, cioè l'anno della morte, aveva già fatto 7 gol, andava forte e Herrera aveva bisogno di farlo giocare, non aveva un'alternativa in attacco la Roma, c'era Taccola, e lo voleva in campo, lo volle a Cagliari, anche se Taccola partì da Roma per Cagliari e non stava bene, si sentiva già molto stanco, aveva avuto degli svenimenti, aveva rimesso del sangue, ma forse questo Herrera lo sapeva, non lo sapeva, non si è capito benissimo, però lo volle a Cagliari perché voleva farlo giocare a Brescia, non farlo giocare a Cagliari, voleva farlo giocare a Brescia, quindi Taccola partì, andò a Cagliari e lì ebbe la sua crisi. Quindi dire che Herrera abbia avuto delle responsabilità dirette sulla morte di Taccola, questo non lo si può affermare. Certamente Herrera era un allenatore che sconvolse il contesto della situazione della Roma, cioè di una Rometta dove non c'erano i ritmi, non c'era la disciplina, non c'erano diciamo, le caratteristiche che Herrera era riuscito a costruire in altri contesti, in particolar modo nell'Inter degli anni 60. Il Taccola calciatore, lei lo ha studiato, ce lo racconti? Beh, mi sono andato a vedere le teche dei suoi gol, che sono quasi tutte reperibili attraverso le teche RAI di Domenica Sportiva della RAI. Beh, adesso il 15 marzo si gioca SPAL Roma, è il giorno prima proprio del 50° anniversario della scomparsa di Taccola. SPAL Roma fu una partita l'8 ottobre del 67, una trasferta che la Roma vinse per 1-0, salendo in testa la classifica, eravamo alle prime partite di campionato, dove Taccola, invito tutti a trovarlo, questo video si trova su YouTube, dove Taccola realizza un gol straordinario, cioè riceve una palla da Peiro a tre quarti di campo ed entra in porta saltando giocatori come Birilli, anche il portiere che dovrebbe essere Mattrell, che era passato dalla Juventus alla SPAL, ed entra in porta con tutto il pallone, sembra un gol fatto alla Baggio, alla Messi, e ci dà tutto il senso di un giocatore tecnicamente dotatissimo. Taccola segnava di testa, di potenza, di destro, di sinistro, svariava su tutto il fronte dell'attacco, era suggeritore, aveva una rapidità di esecuzione e una potenza nel tiro incredibile, tant'è che fu messo diciamo nel mirino anche da Valcareggi, che meditava di portarlo nella selezione di Messico 70, non fece in tempo, e la stessa Roma alla fine di quel campionato, se Taccola fosse sopravvissuto, era già dell'idea di venderlo e di valorizzare i 200 milioni del suo cartellino vendendolo alla Fiorentina, sembra che fosse già in pista per essere venduto alla Fiorentina. Esplose alla Roma perché Taccola prima aveva fatto esperienze di B e di C,
non particolarmente esaltanti, aveva fatto la SPAL, aveva fatto, scusate, l'Entella, aveva fatto il Savona, aveva fatto il Genoa, al Genoa si era un po' distinto, aveva vinto un piccolo duello giovanile con Boninsegna al Prato, che scelse Taccola e non scelse Boninsegna, pensate un po', però poi arrivato a Roma fu messo in campo da Herrera in un Inter-Roma, la prima partita del 67-68, dove segnò subito un gol di grande opportunismo mettendosi in luce con il numero 10, una partita dove lui aveva dovuto giocare da rincalzo. E da quel momento la sua carriera alla Roma non terminò più, si impose anche all'attenzione dei tifosi che non a caso a distanza di 50 anni continuano a ricordarlo nella Hall of Fame e ad amarlo.